Ciao a tutti. Non disponevano di molte cose gli aborigeni australiani per difendersi dalla natura ostile, il caldo soffocante dei deserti o l'acquazzone, le alluvioni della stagione delle piogge, dove oggi noi andremo, grazie al documentario dell'incredibile Australia di Malcolm Douglas. Disponevano solo di pietra e di legno, corteccia di legno che spesso si ritrova nelle loro poetiche leggende. Una in particolare racconta di un cacciatore che proprio all'inizio di questa stagione delle piogge andò a caccia con il giovane figlio, ma la fatica, le intemperie lo fecero ammalare. Così, per andare alla ricerca di nuove provviste, dovette lasciarlo un po' solo. Lo protesse con una pelle di canguro e una capannuccia di corteccia, ma dopo aver tardato parecchio ritornò e non trovò più nulla. Disperato si guardò intorno, solo un gran diluvio, solo un grande acquitrino. Cosa era successo? Si appoggiò a un albero, sentì una sporgenza, si avvicinò e vide che era un'incredibile capannuccia, più piccola ma simile a quella che aveva costruito. L'aprì e vi trovò dentro una larva, la larva di una farfalla. Allora capì che gli spiriti avevano voluto salvare il figlio trasformandolo. Conclude la leggenda che da allora le larve di queste farfalle notturne si costruiscono sempre un riparo per ricordare come molto tempo fa un padre si era preoccupato di un figlio nella stagione delle piogge. Nell'Australia settentrionale la stagione umida dura 6 mesi, durante i quali imperversano piogge monsoniche torrenziali e tempeste spettacolari. A causa di queste dure condizioni climatiche, viaggiare diventa un'impresa ardua e spesso impossibile. Quando la stagione secca sta per finire, la maggior parte dei viaggiatori si dirige verso sud. In questo modo perde l'occasione di conoscere la bellezza, il dramma e il fascino della stagione delle piogge. Per la mia continua sete di avventura, assieme al mio amico Greg Prose, abbiamo trascorso alcuni mesi lottando contro gli elementi della natura e sperimentando com'è la vita durante la stagione delle piogge. A novembre i venti asciutti spirano verso nord-ovest e le nubi cariche di pioggia inondano il Top End. Le strade e i sentieri sono impraticabili. I ruscelli asciutti vanno ad ingrossare le acque agitate dei fiumi in piena. Veicoli e viaggiatori rimangono intrappolati a causa di inondazioni improvvise. Le pianure si trasformano in pantani melmosi. Per molti animali ed uccelli, questo è il periodo dell'abbondanza, disponendo di cibo a volontà e di una riserva illimitata di acqua. Per gli aborigeni che vivono nelle tribù, questa è la stagione in cui raccolgono cortecce di alberi con cui costruiranno case, canoe e che useranno per i loro dipinti. Dopo alcuni mesi di pioggia, l'erba, cresciuta diversi metri, produce semi. La stagione delle piogge investe l'intera Australia settentrionale, da Kimberley al territorio del nord, fino ad arrivare a Capo York. Ed è in questa zona che gireremo nei prossimi 2 mesi. Proprio all'inizio il viaggio rischia di interrompersi definitivamente. Infatti le piogge cicloniche hanno interrotto le strade in molti punti. Greg Prose mi precede lungo il Great Northern Highway, la grande autostrada del nord, per verificare se ci sono delle fosse. In prossimità degli attraversamenti del fiume, dove la strada ha ceduto, le macchine rischiano di essere trascinate via dalla corrente. Una situazione estremamente pericolosa per chi si trova all'interno. Ci stiamo dirigendo verso il fiume Roper, uno dei più grandi corsi d'acqua del territorio del nord. Il Roper sfocia ad est nel golfo di Carpentaria, una zona ideale per i pescatori di Barramunda. Spero di poter incontrare il mio amico Bob Connelly. Poiché la strada che porta all'oceano è lunga, abbiamo nascosto il carburante per il viaggio di ritorno tra le mangrovie.
lungo il fiume, ha visto un coccodrillo. È morto e gonfio, sono sconvolto. Sebbene i coccodrilli siano oggi una specie protetta, li si continua ad uccidere indiscriminatamente. Questo esemplare, ucciso forse da un cacciatore di frodo o da un cacciatore in cerca d'avventura, ora non è che un'inutile carcassa maleodorante. Vicino alla foce del fiume, l'unico posto dove accamparsi, è rappresentato dalle calde e inospitali saline. Per anni ho sentito raccontare delle storie sull'enorme grouper di fiume ed ora sono ansioso di vedere di persona questo grande pesce. Ci uniamo a Bob, il pescatore di Barramunda, che controlla le reti ad ogni cambiamento di marea. Come previsto, tra le maglie di una rete è rimasto imprigionato un grouper piuttosto grosso. Per Bob è una vera e propria seccatura perché non è possibile risistemare la rete finché non si libera il grouper. Date le dimensioni e il peso di questo pesce, non si riesce a muoverlo. E malgrado ogni tentativo, Bob e Greg non sono in grado di spostarlo. È troppo grosso. Non trovando altra soluzione, fissano ad un albero lì vicino una corda precedentemente legata intorno alle branchie del grouper. Procedendo con il fuoribordo a retromarcia, il pesce viene lentamente spostato. I coccodrilli gironzolano sempre intorno alle reti e Greg si affretta ad uscire dall'acqua dopo un inaspettato tuffo. I grouper sono in grado di vivere molto tempo fuori dall'acqua. Questo esemplare sembra riprendersi rapidamente dalla dura prova. La grossa pinna dorsale può procurare una grave ferita. Sono contento di constatare che sopravviverà. Un altro esemplare che è stato liberato dal fango sembra morto e invece, una volta tornato in acqua, si riprende. I grouper, quando sono completamente cresciuti, misurano più di 2 metri di lunghezza e pesano ben 320 kg. Bob Connelly e il suo equipaggio detestano catturare un grouper quando vanno a caccia di Barramunda. Questi uomini trascorrono fino a 8 mesi l'anno sul fiume, lavorando 24 ore su 24, giorno e notte, per controllare le reti e sfilettare il pesce. I filetti, una volta congelati e spediti a Darwin, sono immediatamente venduti ai migliori ristoranti di pesce. Quando gli uomini sono intenti a sfilettare il pesce, i coccodrilli cominciano a gironzolare intorno alla barca. Un'altra delizia gastronomica è rappresentata dal granchio gigante che di solito si aggira intorno alle reti per nutrirsi di pesci morti. Bisogna essere molto abili per prendere un granchio di questo tipo senza essere morsi. Le chele, grandi e forti, si muovono ad una velocità incredibile e possono procurare un morso dolorosissimo. Anche se questi granchi vivono nel fango melmoso, la loro carne è prelibata e per questo i pescatori sono ben contenti quando ne catturano uno. Thank you.
Anche i pesci gatto non si allontanano mai dalle reti e dalla barca provvista di surgelatore. Perennemente affamati, questi pesci accorrono sempre dove si svolge un'attività in superficie. Dopo un periodo relativamente tranquillo, le tempeste si profilano all'orizzonte, l'aria è minacciosa. È tempo di andare verso le pianure ad est di Darwin. Ho sempre provato grande interesse per le paludi settentrionali che ospitano un'infinita varietà di animali selvatici. Il bufalo indiano, originario dell'Indonesia, fu introdotto in Australia intorno al 1820. Oggi rappresenta uno degli animali più comuni della zona ed è la causa di gravi danni ecologici. Negli ultimi anni si è cercato di ridurne il numero e di limitarne la presenza in determinate regioni. Tutte le paludi sono in piena. Abbiamo intenzione di fotografare ed osservare gli animali selvatici che abbondano negli specchi d'acqua. Questo uccello regale dal petto bianco è un'aquila di mare. Stiamo sempre in guardia quando lasciamo il gommone. Anche nell'acqua salata e poco profonda, i coccodrilli rappresentano una minaccia nascosta. Ci ritroviamo sul corpo degli ospiti inattesi. Sia Greg che io siamo tormentati dalle viscide sanguisughe. Attraversare le paludi è un'impresa faticosa e per filmare questo affascinante paesaggio è necessario un obiettivo molto potente. Se ci si dimentica delle sanguisughe, i risultati saranno molto soddisfacenti. Una ninga gioca con una foglia. Questi uccelli subacquei dalla testa a forma di freccia sorprendono la gente per la loro caratteristica di nuotare parzialmente sommersi. Questo è un cormorano screziato, un altro cacciatore sottomarino. È sempre uno spettacolo osservare i pellicani. I bufali non hanno paura delle inondazioni, anche perché hanno bisogno di acqua per sopravvivere. Rimangono molte ore parzialmente sommersi, gettandosi l'acqua sulla testa per allontanare le piccole mosche che li tormentano. Ma il loro sguazzare nell'acqua, soprattutto durante la stagione secca, sconvolge il fragile equilibrio ecologico. Questo perché sporcando l'acqua con il fango, uccidono molte piante e restringono l'ambiente naturale degli uccelli acquatici. In alcune zone come quella del Parco Nazionale del Kakadu, i bufali vengono sterminati.
Ci dirigiamo lentamente verso la terra di Arnhem, ma il viaggio si rivela una vera e propria odissea. Gli abitanti del luogo hanno creato un loro sistema di trasporto. Mentre attraversiamo il Parco Nazionale del Kakadu, ci fermiamo a visitare le gallerie d'arte aborigene. Particolarmente interessante è un luogo che si trova fra le rocce del Little Nurlangi Rock, dove sono raffigurati spiriti, barramunda e le rare tartarughe dal guscio bucherellato, una specie d'acqua dolce proveniente dai fiumi del nord. Ritornando sulla strada principale, Greg non calcola bene l'attraversamento e, cadendo in un fossato, viene trasportato dalla corrente. Vogliono giorni perché il veicolo sia controllato, l'attrezzatura si asciughi e sia nuovamente in grado di funzionare. Lungo la strada, Greg si imbatte in uno dei rettili più spettacolari dell'Australia, il Clamidosauro. Con la bocca spalancata e il collare spiegato, riesce ad intimidire qualsiasi nemico. Come ultima risorsa, prima di fuggire, si avvicina rapidamente all'aggressore. Come può constatare Greg, che è ben lieto di indietreggiare. Lì vicino, un goanna approfitta del terreno umido e morbido per scavarsi la tana. Gli agili wallaby sono molto diffusi nell'Australia tropicale. In alcune zone causano dei seri danni, quindi è necessario abbatterli o avvelenarli per ridurne il numero. Questo cangurino può dirsi fortunato perché vive in una zona che presto farà parte del Parco Nazionale del Kakadu. È difficile raggiungere la terra di Arnhem. Fiumi e ruscelli sono in piena. Perfino su questo attraversamento della East Alligator Road, l'acqua sembra bassa, ma scorre con una tale violenza da spingermi via mentre cerco di misurarne la profondità. Visto che è impossibile proseguire il viaggio verso est via terra, mi procuro una barca e un fuoribordo più grandi e, come prima tappa, vado a trovare i nostri amici aborigeni della terra di Arnhem. La barca percorre il South Alligator River ad est di Darwin e il tragitto che conduce alla costa si rivela molto interessante. Il volo dei pellicani è ancora più spettacolare visto al rallentatore. Un gruppo di canguri delle rocce, spesso chiamati canguri rossi nel territorio del nord.
socievoli per natura, trascorrono le ore calde della giornata all'ombra. Da quando ho vissuto nella terra di Arnhem per girare il mio famoso film d'avventura Across the Top, sono rimasto col desiderio di ritornarci durante la stagione delle piogge per filmare le tecniche di sopravvivenza degli aborigeni. I sentieri che portano nella terra di Arnhem per mesi saranno impraticabili e molte delle piste d'atterraggio sono sommerse dall'acqua. Per cui l'unico modo di proseguire il viaggio è quello di costeggiare con la barca il litorale settentrionale dell'Australia. Viaggio duro e rischioso, con la barca che beccheggia pesantemente sulle lunghe onde dell'est per più di 12 ore al giorno. Il clima caldo umido, la pioggia e i giorni di viaggio ininterrotto hanno completamente spossato Greg, che non vede l'ora di arrivare. Facciamo una piccola provvista di pesce che offriremo ai nostri amici aborigeni. La distribuzione avverrà secondo i costumi della tribù. I miei amici vivono in un piccolo insediamento nel bosco. Diciamo loro che vogliamo riprendere i momenti tradizionali della loro vita. La costruzione di una casa per la stagione delle piogge e la costruzione di una grande canoa di corteccia. Entrambi questi progetti possono essere realizzati solo durante il periodo delle piogge. Questa gente continua a vivere nelle capanne tradizionali, sebbene tela e ferro siano ormai conosciuti come materiale da costruzione. Hanno deciso di costruire una nuova casa che ospiterà me e Greg per tutto il periodo della nostra permanenza. Dopodiché diventerà un alloggio per gli uomini non ancora sposati. Non vengono usati né chiodi né corda. Il tetto si regge semplicemente su pali biforcuti. Andrò insieme a Bulan Bulan e Gir Gir nel bosco a scegliere la corteccia usata per costruire il tetto. Verifichiamo quindi il grado di umidità della corteccia di eucalipto. Infatti la corteccia deve venir via facilmente dal tronco. Costruiscono in fretta una scala per staccare la corteccia partendo dall'alto. Solo durante la stagione umida è possibile staccare dei grandi pezzi di corteccia. In seguito la corteccia diventerebbe troppo secca e si spezzerebbe. Questa è la tecnica usata dai primi coloni europei. Anche loro utilizzarono la corteccia per la costruzione delle loro abitazioni. In modo rudimentale intrecciano dei cappelli di fibra. La corteccia infatti è pesante e poco maneggevole da trasportare e dato che la strada per tornare all'insediamento è lunga, questi elmetti servono a proteggere la testa. Non lo faccio, eh? Sì. Ok. Già, ma? Martino, già la tengo di questo.
La corteccia è impermeabile. Una volta sistemata, durerà molti anni. Bulan Bulan e la sua famiglia devono costruire una grande canoa di corteccia. Viene scelto un albero molto alto e dritto che non presenta nodi sul tronco. Il lavoro è eseguito con grande cura perché il pezzo di corteccia da staccare deve essere molto lungo e grande quanto basta per una barca. Oggi le canoe di corteccia si costruiscono raramente. Il motivo è che si sono intensificati i contatti con gli europei, che hanno rapidamente modificato lo stile di vita degli aborigeni. Radio, fuoristrada, barche di alluminio e fuoribordo vengono oggi acquistati con entusiasmo dagli aborigeni. Consapevole che molte delle antiche e tradizionali usanze sono ormai scomparse o non vengono più praticate, trascorro molto tempo a filmare questi mestieri che presto non esisteranno più. Dopo aver dato una prima forma alla corteccia, il lavoro viene interrotto. Sarà ripreso il giorno seguente. Per Bulan Bulan, il primo compito della mattina sarà quello di raccogliere dei fusti sottili e fibrosi per intrecciare una corda. Nel bosco ci sono molti tipi di corteccia usati per fabbricare delle corde. Velocemente viene modellato un contenitore di corteccia per preparare una mistura di fango. Il pezzo di corteccia viene riscaldato sul fuoco. Bulan Bulan, che ha appreso queste tecniche da suo padre, a fasi alterne ora asciuga la corteccia, ora la inumidisce con la mistura fangosa. E in questo modo diventa subito molto flessibile. L'arco è mantenuto da due bastoni disposti verticalmente e la corda intrecciata precedentemente serve a tenerlo legato. Anche la poppa viene modellata e cucita con lago metallico che oggi sostituisce l'osso di canguro usato un tempo. A rinforzo vengono aggiunti degli arboscelli fissati lungo ogni lato.
Bulan Bulan e Gir Gir si incamminano lungo la strada che porta al fiume. I piccoli pezzi di corteccia vengono recuperati, verranno utilizzati per dipingerci sopra. La canoa è anche più pesante del previsto e tutti danno una mano a trasportarla. Tra una settimana, quando la corteccia si sarà asciugata, la canoa sarà così leggera che basterà un uomo solo a sollevarla. Un ultimo tocco di argilla umida completa il lavoro. So bene che questa potrebbe essere l'ultima canoa così grande ad essere costruita, quindi sono ansioso di provarne l'efficienza. Sono sorpreso della sua stabilità. Durante il giro di prova non ha oscillato quasi mai. Dopo il lavoro è venuto il momento per un po' di relax. Bulan Bulan e Gir Gir parlano di andare a caccia di wallaby e per questo provano le lance. Ha inizio una competizione amichevole. 20 anni fa lo zio di Bulan Bulan mi ha insegnato ad usare il boomerang e la lancia. Tra i molti colpi mancati, uno fa centro. La stagione delle piogge è quasi finita. Presto i venti soffieranno verso sud, asciugando il terreno e pulendo l'aria. Presto verrà l'inverno e sono soddisfatto di aver vissuto per una volta la stagione delle piogge. È tempo d'andare. Mi dirigerò ora verso Darwin per poi partire alla volta del gran deserto sabbioso nell'Australia occidentale. Il mio amore per l'avventura e per le terre selvagge dell'Australia diventa ogni anno più intenso.